Buongiorno a tutti, come vi avevamo anticipato, siamo in diretta dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per una nuova occasione di interazione e di confronto, anche la possibilità di formulare immagini, curiosità, non necessariamente sugli oggetti che state vedendo. Prima però di cominciare con la nostra diretta interattiva, consentitemi un pensiero e una riflessione. State vedendo dei volti, uomini, donne e bambini da uno dei santuari di Vulci. Ci troviamo infatti nella sezione vulcente del museo. Sono volti di persone di cui non conosciamo il nome. Noi archeologi siamo abituati ad inventariare i nostri reperti. E spesso li conosciamo con dei numeri oltre che dei nomi e ci stiamo abituando, lo stiamo dicendo anche in altre occasioni in questo periodo, a identificare persone che muoiono quotidianamente come dei numeri e questo rende il nostro quotidiano molto meno umano. Oggi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. Le bandiere del nostro museo e di tutti i luoghi pubblici sono state posizionate a mezz'asta in segno di lutto. Molti di voi hanno fatto un minuto di silenzio intorno a mezzogiorno per questo. E già domenica scorsa abbiamo, su impulso di Papa Francesco, celebrato la Domenica del Pianto. Io vorrei però salutare una persona che mi era cara. Non è morta di coronavirus, ma è morta proprio in questi giorni e quindi anche questa persona è stata sottratta agli onori del lutto. Si chiamava Ettore Janulardo, era un amico, un appassionato cultore di ogni forma di arte, da quella antica a quella moderna, persona raffinata, acuta, propositiva. Aveva partecipato a tante mie iniziative, iniziative del museo, con grande amore e con grande professionalità. Ci ha lasciati alcuni giorni fa. Abbiamo appreso, come ormai spesso accade, la notizia dai social che viaggiano più veloci a volte delle relazioni umane, ma anche questo è uno dei pregi e dei difetti della rete. E nella rete voglio lanciare un saluto a Ettore. Ora sono tutto vostro. Dall'altra parte dello schermo, Anna Tanzarella, la nostra funzionaria per la comunicazione, mi aiuterà a moderare un po' le vostre domande. Nell'ultima nostra diretta mi arrivavano molto velocemente, ne riesco a vedere solo tre per volta. E quindi, se avete delle domande, vi prego di scriverle e cercherò di rispondervi. Potete chiedermi di inquadrare qualche reperto. Siamo nella zona del museo dedicata a Vulci, però sono partito dall'ultima delle sale vulcenti. Rimarrò soltanto in queste tre sale perché la rete ci consente di essere insomma più stabili e di dare a voi una maggiore qualità del servizio. Saluto Carlotta di Vetulonia, città etrusca, e mi piace che ci saluti con il nome dell'antica città, che è ancora conservato dall'attuale paese, che però fino a qualche decennio fa, fino al secolo scorso, altro nome aveva, dove c'è un magnifico museo. Allora, avete qualche domanda? Io continuo a camminare per queste sale, guardatevi intorno. So che qualcuno ha fatto delle domande in altri luoghi quando abbiamo annunciato la diretta, ma lo invito a riproporre le domande qui in modo da poterle condividere con tutti voi. Nel frattempo,
mi fa piacere invitarvi, siete circa 60 persone, se ritenete che questo modo di fruire del nostro patrimonio virtualmente in un momento così difficile abbia un senso e porti un beneficio, vi consenta di uscire di casa, di visitare, anche se solo per alcuni minuti, un museo. Magari condividete questo video mentre siamo in diretta, in modo da far conoscere anche agli altri non solo questo splendido museo, ma anche quello che stiamo facendo, perché tutti possano vivere i nostri luoghi della cultura in una dimensione più umana. Ciao Mirko dalla Sardegna, allora ti faccio salutare il tuo conterraneo, una delle star del nostro museo. Il suo video sul nostro canale YouTube Etrus Channel ha più di 3.000 visualizzazioni. Allora, siete timidi? Non volete mettere in difficoltà il direttore, dirmi di andare avanti? Ok, dimmi Anna. Nella sala dove mi trovo in questo momento, no, perché è una sala molto con materiali molto antichi. Le vetrine che sto inquadrando qui a destra appartengono al periodo dei primi contatti con i greci, infatti ci sono materiali di importazione greca e molti di imitazione etrusca rispetto all'originale greco, e proprio mentre venivano condivisi questi oggetti e trasmessi, viene trasmesso anche l'alfabeto dai greci agli etruschi, e avviene nello stesso momento in cui cominciano ad essere impiantati i primi insediamenti stabili sull'isola di Ischia. Già prima c'erano stati contatti con l'universo fenicio, ma l'alfabeto che usano gli etruschi è chiaramente un alfabeto greco di tipo euboico-calcidese, così come erano questi primi coloni. Altre domande? Sì? Ok, mi chiedono di mostrarvi dei bucheri, e allora mi devo spostare avanti nel tempo di qualche decennio e sto inquadrando, siamo sempre a Vulci, alcune delle testimonianze più antiche del bucchero etrusco. I più antichi in assoluto provengono da Cerveteri, dove pare che sia stata impiantata questa particolare arte, che nasce con lo scopo di imitare nella ceramica del vasellame che in origine era in metallo, o in argento o anche in bronzo, e questo giustifica le forme così particolari e la presenza di alcuni accorgimenti che imitano il metallo. Nei bucheri più antichi vi poteva essere una sottile lamina di argento che appunto serviva a imitare il prototipo. Non mi posso spingere nella sala di Cerveteri dove questo appare in modo più chiaro, semplicemente perché lì c'è poco campo. Altre domande? Sì? Sì? Allora, Anna dall'altra parte con un auricolare mi dice la vostra domanda, la ripeto. Mi chiedono se ho mai visto gli affreschi della tomba François e se un domani si può sperare che saranno esposti a Villa Giulia. Io li ho visti negli anni universitari, nel Casino Torlonia. Fu un'esperienza incredibile perché insieme a tanti altri meravigliosi oggetti, e adesso sto andando a mostrarvi un'immagine di questi affreschi. Questo è il proprietario della tomba, Velsaties, il nobile con questa splendida toga. Erano in questo casino, come se fosse una sorta di cantina, coperti con delle lenzuola, come noi facciamo quando andiamo via da casa per un po' di tempo. Fu un'emozione incredibile, sono stati esposti in diverse mostre anni dopo, ma rimangono di proprietà degli eredi Torlonia, una famiglia che nella seconda metà dell'Ottocento è subentrata
a Bonaparte, alla famiglia dei Bonaparte nel possesso di quei territori, e il motivo per cui detiene legittimamente questi affreschi deriva proprio da quanto le leggi consentivano all'epoca. Non rientrano gli affreschi nella porzione che parte di un accordo con il MIBACT, ma vorrei sperare un domani di vederli in un luogo nel quale tutti possano quotidianamente fruirli, perché parliamo davvero di qualcosa di unico. Altre domande? Vedo, ne sono passate rapidamente. Vai, Anna. Allora, domanda sull'influsso degli artisti etruschi su quelli contemporanei. Ci viene da un'amica spagnola a cui rivolgo un saluto perché la Spagna sta vivendo momenti difficili insieme a noi. L'arte degli etruschi ha avuto un'influenza enorme su quella contemporanea. Diciamo che il processo è cominciato già nell'Ottocento proprio grazie agli scavi di Vulci, quando le necropoli cominciarono a essere oggetto di scavi sistematici tra il 1827 e il 1828, che portarono addirittura a organizzare una mostra sensazionale a Londra, a Pall Mall, che è alla base di una parte importante delle collezioni etrusche del British Museum. Gli etruschi entrarono così nel pieno dell'Inghilterra romantica e dell'Inghilterra dello scoppio economico dovuto alla prima industrializzazione, e in un certo senso cominciarono ad affascinare artisti e letterati, diventando una delle mete importanti del Grand Tour. Nel corso del Novecento, la posizione privilegiata di Villa Giulia, lì dove nel 1911 venne organizzata l'esposizione universale dedicata alle arti, ha sicuramente contribuito non solo alla nascita di quella che poi sarebbe diventata la Galleria Nazionale di Arte Moderna, il Viale delle Belle Arti e tutte le accademie straniere, ma anche a far conoscere ancora di più gli Etruschi. Picasso sarebbe stato in visita al Museo di Villa Giulia intorno al 1917, ma poi tanti, tanti altri artisti visitarono questo luogo così importante, era l'unico punto di riferimento in questa parte di Roma, e cominciarono a guardare nel momento in cui nascevano i nazionalismi, quelli tedeschi e quelli italiani, all'arte etrusca come un'arte in grado di ribellarsi a quella greca, cioè recepire l'arte classica mantenendo però una propria originalità. Con una materia indubbiamente calda come la terracotta, vedete in lontananza il sarcofago degli sposi, che ispirò molti artisti italiani, Marino Marini, ma poi il più famoso invece che si ispirò ai bronzi come L'ombra della sera, Giacometti. Questa è in sintesi la risposta che posso darvi a una domanda che prevedrebbe diverse ore di racconto. Poco tempo fa abbiamo organizzato una bellissima mostra sul maestro italiano della pop art, Schifano, che cominciò la sua carriera qui a Villa Giulia. Il papà era un dipendente di Villa Giulia e lo fu anche lui per 10 anni, e molto ha lasciato in tema etrusco. Lo abbiamo riunito in una bella mostra curata da Gianluca Tagliamonte e Maria Paola Guidobaldi, intitolata Etruschifano. Prego, altre domande? Non so se allude a questo. Riusciamo in diretta Roberto Paoli che mi chiedeva di un calderone in bronzo e per caso questo, Roberto, ci puoi dare in diretta una conferma? Questo non è un vero e proprio calderone. Diamogli un attimo di tempo. Roberto, dacci un tuo riscontro, altrimenti non credo, qui non ci sono cose che possono sembrare calderoni. Facciamo finta che Roberto alluda a questo, oppure diamogli il tempo, ma aspetta, dobbiamo cogliere la diretta, e provo a rispondere su questo. Non è un calderone, è un vaso. Diciamo una sorta di olla,
La funzione non è particolarmente rilevante perché si tratta di un vaso nato probabilmente per uno scopo funerario. Raccoglieva infatti le ceneri del defunto avvolte in un telo. C'è una bella immagine che ci mostra il tessuto che avvolgeva i resti cremati del defunto. E la cosa particolarissima è che questo oggetto, la cui produzione attribuita a Vulci, si ispira a materiali che contemporaneamente venivano prodotti a Sparta, in Laconia, quindi nel Peloponneso. E il motivo particolarissimo che vedete, ve lo faccio vedere da vicino, è quello del cosiddetto signore dei cavalli, il despotes Ippon, che è una, diciamo, non è una divinità come quelle che conosciamo, diciamo, dalla religione greca. È una sorta di quelle divinità più antiche rispetto all'immaginario classico, di uomini e donne che dominavano sulla natura. Avete visto più volte in altri video parlare della signora degli animali, e questo è l'uomo signore degli animali, in particolare i cavalli, simbolo di aristocrazia, di benessere e di importanza. E sicuramente il defunto proprietario di questo meraviglioso vaso in bronzo era uno dei più importanti della Vulci del VII secolo avanti Cristo, fine VII, inizi VI. Sì? Sì? Allora, due persone diverse. Uno mi chiede se ci sono degli incensieri in Bucchero. A mia memoria, veri e propri incensieri no. Il Bucchero si prestava ad essere utilizzato per riprodurre vasi rituali come gli incensieri. Riguardo invece la riproduzione del Bucchero, questo tema affascinò moltissimo fin dall'Ottocento anche il fondatore del museo, Felice Barnabei, il quale all'epoca proveniva da Castelli in Abruzzo, e sappiamo che siamo seguiti da alcuni originari di questa cittadina che hanno condiviso nostri video sul sito ufficiale. Ebbene, Castelli è famosa per la ceramica, e Felice Barnabei aveva incamerato queste conoscenze e asseriva già alla fine dell'Ottocento che si poteva riprodurre il Bucchero. In realtà, diciamo, una riproduzione che possa essere a livello di quanto l'archeologia sperimentale oggi consente di fare si è fatta solo in tempi più recenti, ma ci sono bravissimi professionisti, sia archeologi sperimentali che rievocatori, che sono molto molto bravi a riprodurre il Bucchero. Altre domande? Ok, testimonianze etrusche sul lago di Bracciano. Diciamo che cerchiamo di rimanere non troppo lontani dalla zona di cui ci occupiamo, altrimenti diventa molto lungo. Però l'area del lago di Bracciano è una zona di confine fra più città etrusche. Fu per lungo tempo controllato dai Veglienti, poi conteso tra Ceretani e Tarquiniesi. Tra i siti più rilevanti, che non hanno però diciamo riscontri nell'esposizione del Museo di Villa Giulia, vi è sicuramente quello che oggi coincide con la cittadina di Trevignano, dove nel locale museo, bellissimo, ci sono tombe meravigliose, molto ricche, come quelle di Vulci che state vedendo, l'Annesi Piacentini ad esempio. Ma per la fase più antica c'è una tomba che io adoro, quella di Rigostano, anzi quella del guerriero di Rigostano, la numero 38, che mostra un guerriero villanoviano protetto da uno scudo al di sopra del suo corpo inumato. Sono delle meraviglie, vi consiglio di andarle a vedere, e se volete approfondire qualcosa sull'archeologia del lago di Bracciano, sul nostro canale Etrus Channel ci sono, che io ricordi, almeno due conferenze della serie Storie di persone e di musei, una sul museo di Trevignano e l'altra sul museo di Bracciano. Altre domande?
Dimmi anche i nomi di chi le fa così. Ah, la civiltà dei Dauni ci chiede cosa? Sì. Madò, una domanda bellissima, una domanda di storia che viene proprio da una pagina sui Dauni che mi chiede quale possa essere il contesto storico della famosa battaglia di Cuma del 524 a.C., che conosciamo da diverse fonti, in particolare da Dionigi di Alicarnasso, che ci dice come una insolita coalizione di Etruschi provenienti dal Golfo Ionio insieme a Umbri e Dauni si sarebbe coalizzata per andare a conquistare una delle città greche più importanti del periodo, Cuma, che naturalmente non era solo una città greca importante, ma controllava una pianura straordinaria come quella dei Campi Flegrei e della piana di Campana che faceva capo a una città etrusca della Campania, Capua. Allora, questo passo è molto dibattuto. Dionigi di Alicarnasso lo inserisce nel racconto dell'ascesa di un tiranno carismatico di Cuma, Aristodemo, che poi negli anni più avanzati della sua carriera avrebbe accolto l'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, fuggito dopo la cacciata dei re. Quella che sto inquadrando è la sepoltura di un Vulcente vissuto esattamente negli anni della battaglia di Cuma, 524 a.C. Il problema interpretativo è proprio legato alla presenza anche dei Dauni in questo contesto storico. E molti hanno cercato di correggere e di dire che non erano Dauni ma popolazioni dell'interno, ipotizzando anche che sotto il nome dei Dauni si celasse quello dei Sanniti. Il problema non è ancora del tutto risolto, ma il dato storico interessante è quello che riferisce Dionigi di Alicarnasso. Erano etruschi del Golfo Ionico, cioè etruschi provenienti dalla principale città del Golfo Ionico. Il Golfo Ionico non c'entra nulla con il mare Ionio attuale, ma era il nome con cui si designava il mare Adriatico. E il Golfo Ionico quindi è la parte alta, settentrionale del mare Adriatico, dove alla foce del Po sorgeva allora la città di Spina, una delle città etrusche più importanti, che diventerà ancora più importante dopo la sconfitta degli Etruschi subita in quella battaglia a Cuma, che segnò l'inizio di una decadenza rispetto al controllo politico e commerciale del mare Tirreno, il mare cui avevano dato il proprio nome, e uno spostamento degli interessi commerciali dal Tirreno all'Adriatico, proprio dove c'era Spina. Questo è il contesto storico. Per approfondirlo, vi rinvio alla mostra che ho appena finito di organizzare e curare al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo Gli Etruschi e il Man. È una mostra con tanti materiali e una parte dedicata proprio alle battaglie di Cuma, perché furono ben due, un'altra marittima nel 474 a.C., dove mostreremo l'importanza degli Etruschi nella Campania. Il catalogo è di più di 350 pagine. L'apertura purtroppo è stata ritardata proprio a causa del coronavirus e con l'amico e collega Paolo Giulierini siamo in attesa di conoscere quando potremo inaugurarla. Altre domande, magari più facili, non nel senso di difficoltà, ma nel senso non è facile rispondere a domande di questo livello in modo sintetico. Ah, da Apollonia in Albania. Saluto l'amico albanese, anzi ringrazio tutto il popolo albanese per quello che sta facendo in questi giorni. Quando ho ascoltato le parole del vostro presidente, credo ieri o l'altro ieri, peraltro pronunciate in un ottimo italiano, ho sentito i brividi perché è un po' il senso dell'ospitalità che avevano gli antichi greci, quel
diciamo, quella voglia di aiutarsi, anche se si ammazzavano gli uni con gli altri e diciamo non erano tempi migliori di quelli attuali, però il senso dell'alleanza, il senso dell'ospitalità e della riconoscenza tra popoli è molto importante, quindi mi ha risvegliato pensieri di questo tipo. No, non abbiamo materiali, che si possono ricondurre con certezza, all'Albania, che io ricordi tra i 7.000 esposti al Museo di Villa Giulia. Essendo un'area investita dalla cultura greca classica, ci sono molte convergenze, ci sono materiali che ci accomunano, che provenivano da zone rilevanti. Ad esempio, Apollonia è legata a Corinto ed è piena di materiali corinzi, così come lo sono altri siti della costa illirica e così come lo sono le aree etrusche, come dimostrano materiali come questi, che sono di importazione corinzia o di imitazione corinzia. Da Corinto veniva il pittore della Sfinge Barbuta. Altre domande? Sì, Alessandro. Allora, Alessandro vuole sapere se gli oggetti deposti nelle tombe erano utilizzati anche nella vita quotidiana. Allora, la maggior parte degli oggetti deposti nelle tombe erano utilizzati nella vita quotidiana. Sto mostrando uno dei tanti contesti della necropoli dell'Osteria. Lo erano, la maggior parte, alcuni venivano prodotti chiaramente per scopi funerari, come il cosiddetto, vaso con il signore dei cavalli che vi ho mostrato prima. In questa sepoltura, ad esempio, vi mostro dei meravigliosi oggetti quotidiani. Questo con il numero 8, dimmi se, Anna, se si leggono i numeri nelle immagini. Ok, si legge il numero 8, lo vedete l'oggetto? Perfetto. Allora, questo probabilmente è un plettro. Agli amici amanti della musica risulterà familiare la sua forma. Qualcuno lo aveva interpretato come un cucchiaio, ma quasi certamente è un plettro, è realizzato in osso. E era un oggetto sicuramente di uso reale, così come lo era la serie di oggetti al numero 9, sono meravigliose pedine da gioco, e il numero 35 è un meraviglioso specchio. Tutti questi vasi erano prodotti per scopi quotidiani, sono prodotti ad Atene, venivano commercializzati e arrivavano in Etruria, alcuni erano prodotti appositamente per la committenza etrusca. Domande? Sì, ok. Allora, mi chiedono di mostrare dei gioielli in queste sale, mi ricordo in questa sala. Ecco, vi mostro alcuni gioielli. Ce ne sono molti distribuiti nel nostro museo, tra le sale che ne hanno in gran numero c'è la famosa sala della collezione Castellani, la sezione delle oreficerie che però non vi posso mostrare adesso in questa diretta perché lì proprio non c'è campo. Gli Etruschi erano straordinari orafi, hanno perfezionato la tecnica della granulazione già nel fine VIII, VII secolo. E con esiti eccezionali. Riguardo l'ambra, che è parte della domanda, non mi sembra di ricordare che ci siano reperti in ambra dove in queste tre sale, però l'ambra faceva un viaggio lunghissimo, ed è stata una delle, risorse che gli Etruschi hanno maggiormente sfruttato dal punto di vista commerciale. Arrivava dal Baltico. Raggiungeva attraverso percorsi fluviali il fiume Po ed era poi smistata
in epoca tardo-arcaica da Spina, il sito che vi ho menzionato prima, ma ancora prima dai siti che avevano preceduto Spina. E gli Etruschi su Lambra costruirono una serie di leggende facendole credere ai greci e fecero credere che Lambra era il prodotto delle lacrime delle Elettridi, le figlie del sole, che piangevano il loro fratello Fetonte, che aveva rubato il carro del padre e sarebbe caduto dal cielo perché non era stato in grado di guidarlo. Si avvicinava troppo alla terra bruciando gli uomini o se ne allontanava troppo congelandoli. E quindi Zeus fu costretto a punirlo con un fulmine e cadde proprio presso la foce del Po. Le sorelle lo videro morire e dalle loro lacrime sarebbe sgorgata l'Ambra. Questa leggenda veniva raccontata ancora in epoca imperiale. Luciano ci dà una testimonianza bellissima, ci dice di aver visitato i luoghi della leggenda senza trovare traccia di Ambra e quindi riconduce tutto ad una invenzione, ad un raggiro. E però questa fu una delle fortune straordinarie degli Etruschi. Poi, diverse domande. Raffaella. Quali sono i reperti che affascinano di più i bambini durante le visite guidate? Allora, intanto che vi rispondo, vi invito di nuovo, se non lo avete fatto, a condividere questo video. Non dovrete pagare nulla nel fare un gesto di condivisione, ma darete maggior senso a quello che stiamo provando a fare. Il museo è chiuso, come tutti quanti i nostri musei. Io sono qui per il mio lavoro quotidiano, ma anche per cercare in questo modo così particolare di farvelo godere da casa. Se lo ritenete un qualcosa di giusto da fare, basta condividere questo video in diretta e darete modo anche ad altre persone che non lo conoscono di conoscerlo e magari farmi qualche domanda. Per rispondere a Raffaella, lo abbiamo già visto nella precedente diretta, i bambini sono molto affascinati da oggetti di cui riescono a intuire la funzione senza bisogno di mediazione, oppure di oggetti che li incuriosiscono perché sono stranissimi. Questo, un disco da lancio del disco in ferro, lo trovo qualcosa di meraviglioso anch'io che non sono più bambino, ma sicuramente come me, Flavio, il mio bimbo di quasi 5 mesi, apprezzerebbe molto questi meravigliosi dadi in osso. Qualcuno anche con dei fori che li rendevano meno funzionali, ma è possibile che, diciamo, si falsificassero i dadi anche nel mondo antico o comunque che sia saltata una porzione all'interno, perché essendo ricavati dall'osso, l'osso è cavo e quindi doveva essere riempito. L'altra volta vi ho raccontato in diretta che Erodoto attribuiva l'invenzione dei dadi proprio agli Etruschi nello stesso passo in cui raccontava il mito della loro origine orientale. Altri bambini si appassionano naturalmente alle armi e il nostro museo è ricco di armi. Altre domande? Allora, mi domanda sugli specchi, andiamo. Stefano ci fa una domanda sugli specchi. Allora, avevano una leggera convessità, sto cercando degli specchi, uno ve l'ho mostrato prima, eccolo. Allora, gli specchi etruschi sono particolari perché, diciamo, quelli più famosi avevano una splendida decorazione incisa, non è il caso di quello che vi sto mostrando, ma questa decorazione incisa era naturalmente sul lato opposto a quello sul quale ci si specchiava. La superficie di bronzo con una forte componente di rame veniva lucidata fino a che poteva riflettere e in alcuni casi si aggiungeva una pellicola d'argento per aumentare la lucentezza e quindi la capacità di riflettere. La concavità leggerissima non è legata alla loro funzionalità. Non differivano moltissimo da quelli greci, conosciamo degli splendidi specchi prodotti anche in Magna Grecia, però
Diciamo, la caratteristica di quegli Etruschi sta proprio nella decorazione incisa che nel IV secolo a.C. diventa esuberante e di altissimo livello. Ecco, per ricollegarmi alla risposta ad una domanda che mi hanno fatto prima sulla fortuna artistica nel contemporaneo degli Etruschi, sembra che artisti come Picasso, ma anche molti altri, proprio dall'arte di realizzare specchi e ciste, come la cista Ficoroni, cioè dei secchi, delle ceste, con quella straordinaria decorazione incisa, abbiano tratto ispirazione proprio da quei modelli. In particolare, Picasso avrebbe tratto spunti per una illustrazione, se non sbaglio, delle Metamorfosi di Ovidio, un libro illustrato che realizzò negli anni 30 del Novecento. Altre domande? Allora, qualcuno mi chiede qual è il reperto più prezioso. Giuseppe, allora, bisogna superare. Ah, di questa sala, mi concentro su questa sala. A volte la preziosità non è data dalla materia, ma dal significato che gli oggetti hanno in termini storici o anche sotto forma di emozioni. Riguardo questa sala, vi ho già risposto. Io sono perdutamente innamorato del disco del lanciatore di disco perché ci dimostra come gli Etruschi volessero. Insomma, nel VI secolo a.C., seguire il modello dei Greci anche nei riguardi, dello sport, cioè di una pratica che non era soltanto un qualcosa da fare nel tempo libero, ma costituiva parte della paideia, cioè dell'educazione dei giovani greci, che non poteva prescindere, anche dalla formazione ginnica. Noi andiamo in scuole che si chiamano ginnasi e poi diventano licei, è il nome di accademie, di luoghi dove si produceva cultura, ma anche si faceva ginnastica, che era parte integrante del percorso di formazione. E vedere un disco dentro una tomba etrusca mi dà una forte emozione, anche perché nel mondo greco queste cose nelle tombe andavano con più difficoltà. Altri, condividete sempre questo video per far conoscere questo esperimento di socializzazione nei musei al tempo del coronavirus. Grazie. Sì. Ok, allora, la domanda, Anna Serena ci chiede quando una puntata sugli Etruschi del Nord, bella domanda, io ho lavorato per 5 anni nel Museo Etrusco dell'Emilia-Romagna più importante, il Museo Nazionale Etrusco di Ferrara, e se c'è qualche amico o collega in ascolto di quel periodo lo saluto con grande affetto, è proprio il museo dedicato alla città di Spina, oggi ospitato dalla splendida Ferrara nel Palazzo Constabili di Ludovico il Moro, e quindi potrà pescare online tante mie conferenze o insomma materiale come quello che sto producendo adesso a Villa Giulia, dedicato proprio agli Etruschi di quelle aree, dove sono stato funzionario archeologo e quindi ho avuto la possibilità anche di fare qualche scoperta che mi ha dato delle soddisfazioni. È un po' più difficile parlarne qui a Villa Giulia perché, pur essendo il più importante museo nazionale etrusco, museo etrusco al mondo, non copre, tutte le realtà etrusche. Non abbiamo materiali provenienti dalla Lunigiana, dall'area di Lucca, e non abbiamo materiali provenienti, dall'Etruria settentrionale. Questo, diciamo, fa parte della storia di questo museo. Insomma, non è un museo pensato per coprire, aree vaste e tutta la cultura etrusca, però vedremo in futuro, magari con qualche mostra, se avremo modo e finanze per farle, di completare questo discorso. Altre domande? Sì? Sì, allora,
Allora, Giovanni evidenzia come in Val Camonica, che è il luogo famoso per iscrizioni rupestri, sono state trovate anche iscrizioni in etrusco. Allora, in realtà non è proprio etrusco, si tratta, di quella cultura dell'area retica che interessa una zona molto ampia del nord Italia, che sul piano linguistico è stata considerata vicina agli Etruschi. E Tito Livio, in un famoso passo importante sugli Etruschi, ricordava una parentela, con i Retici e ricordava anche quanto il dominio degli Etruschi si fosse spinto verso il nord Italia. Sì, alcune fonti inducono a ritenere che Milano stessa sia stata una fondazione etrusca. In una mostra recente, Il viaggio della Chimera, sono state mostrate anche delle iscrizioni etrusche. Per quanto riguarda la Val Camonica e l'arco alpino, non sono note vere e proprie iscrizioni etrusche, ma solo retiche. C'è chi ritiene che dietro il termine retico vi sia un legame con il termine che designava gli Etruschi, con il quale gli Etruschi designavano se stessi, Rasenna, Rasna. Non so se ho dimenticato un pezzo della domanda, Anna, aiutami. Ok, perfetto. Poi? Sì. Ah, nella sala dove c'era il plettro, una strana pinza con le ruote. Eccola, sì, guardate, questi sono due reperti, una serie di reperti bellissimi. Vulci era celebre per la bronzistica. Alcuni dei bronzi etruschi più belli sono stati prodotti a Vulci e viaggiavano moltissimo. Bronzi vulcenti sono stati rinvenuti in tanti siti della nostra penisola, ma anche al di fuori. Questi oggetti in particolare erano legati al fuoco, alla brace. Servivano per prendere le braci, per tirarle indietro o in avanti o per scansarle. Solo siccome gli etruschi erano maestri artigiani, non si limitavano a fare oggetti funzionali, ma cercavano di renderli più belli e gradevoli alla vista, e quindi hanno fatto una manina che noi abbiamo scherzosamente utilizzato anche per dire di stare lontani in tempi di coronavirus, e questo tirabrace con le rotelle. Altri oggetti invece come questi servivano per prelevare liquidi dentro calderoni, sono insomma dei normalissimi mestoli. Ok, altre domande? Allora, Gian Pietro ci chiede, quindi torniamo indietro sui nostri passi, qualcosa sugli Etruschi e le Olimpiadi. Se non ricordo male, ma ho intravisto qualche etruscologo online che mi può correggere, non sono noti i nomi di Etruschi che parteciparono alle Olimpiadi. I greci da questo punto di vista erano molto chiusi, tutto quello che non era greco era barbaro. Ricordate il termine barbaroi, usato in modo spregiativo per indicare tutti i popoli che parlavano lingue incomprensibili, quindi sembravano balbettare, e proprio dal termine onomatopeico balbettare deriva il termine barbaro, che ancora oggi ha un'accezione negativa. Gli Etruschi facevano però a loro volta eccezione, non per le Olimpiadi, appunto che io sappia, ma comunque erano ammessi in contesti selettivi dei greci come i santuari, e proprio gli Etruschi di Cerveteri e quelli di Spina a Delfi avevano un proprio donario, un thesauros, un luogo dove potevano consacrare offerte ad Apollo, e lì vivevano in simbiosi con i greci. E poiché a Delfi vi era anche uno stadio, vi erano spazi non solo legati al culto ma anche all'atletismo, è possibile immaginare che qualche etrusco che andava lì per consultare la divinità potesse anche partecipare a qualche loro gara, ma non che io sappia alle Olimpiadi. Ok? Allora, domanda: in quale città etrusca si è prodotto per la prima volta il Bucchero? E quella città, l'ho detto prima, rispondendo alla domanda sul Bucchero, è Cerveteri. C'è una vetrina che vi mostro in lontananza perché
lì cade la linea se mi avvicino, dove si vedono straordinari buccheri etruschi tra i più antichi. Il bucchero nasce come produzione ceramica intorno al 670 avanti Cristo, quindi insomma in un'epoca parecchio, molto insomma, indietro nel tempo, siamo nel pieno dell'orientalizzante, come dicevo prima, come ceramica sostitutiva di prodotti realizzati in metalli preziosi o in bronzo. Poi, altre domande, Anna? Non è allora. Qualcuno chiede di vedere le tombe che sono al piano sotterraneo, non posso perché cade la linea, però trovate sul canale YouTube Etrus Channel un video, bravissima, hai condiviso il link, un video a 360 gradi sulla tomba Maroi di Cerveteri e questo sabato pubblicheremo un altro video immersivo a 360 gradi sulla tomba del letto funebre di Tarquinia. Quindi vi consiglio per approfondimenti di utilizzare tutti i nostri canali e sarete soddisfatti. Altre domande? Allora, Andrea chiede se nel museo ci sono materiali che testimoniano i contatti con l'universo dei Sanniti, quindi popolazioni di stirpe centro-italica che acquistano questa definizione culturale a partire dalla seconda metà del V secolo. Allora, nel museo ci sono materiali che testimoniano contatti, qualcosa c'è al piano superiore nella collezione Castellani. Mi sto soffermando su questa sala perché praticamente questi sono i materiali più recenti della sezione Vulcente. E qui vedete la ceramica caratteristica del IV secolo a.C., la cosiddetta ceramica campana veniva chiamata fino a qualche decennio fa, e ancora oggi in francese questa è la definizione. Lo studio di Morel è lo studio più importante ancora oggi su questa ceramica. È così chiamata perché la si attribuisce ad una produzione, diciamo, di origine campana dell'epoca in cui la Campania era dominata dai Sanniti, che si erano sostituiti agli Etruschi nel controllo di territori un tempo etruschi, come appunto tutto l'entroterra di Capua e anche l'area di Ponte Cagnano. E gli stessi Sanniti poi si sostituirono anche i Greci a Paestum e a Cuma. Quindi diciamo idealmente queste sono testimonianze di contatti con quell'ambito culturale. Allora, oltre a quello di Pirgi, se ci sono altre testimonianze di contatti con i Fenici? Sì, e sono antichissime. Il nostro percorso museale si apre idealmente con una sepoltura che vi ho mostrato anche all'inizio di questa diretta e che è una di quelle che mi piacciono di più. Sì, sono tante quelle che mi piacciono. Lo ammetto, è la tomba dei bronzetti sardi della necropoli di Cavalupo di Vulci, che presenta non solo un corredo ricchissimo con il rituale della vestizione del cinerario, tutta una serie di fibule etrusche della metà del IX secolo a.C., il famoso bronzetto sardo di cosiddetto sacerdote, altri due bronzetti sardi, ma soprattutto questa collana in vaghi di pasta vitrea mostra un precocissimo contatto con il mondo fenicio, che è quello al quale si attribuisce l'invenzione anche della pasta vitrea e anche di altri materiali. Questa è la testimonianza di contatti che precedono quelli con i greci e poi continueranno per diverso tempo ad essercene. La famosa battaglia del Mare Sardo di Alalia vide alleati i cartaginesi, quindi i fenici, con gli etruschi, e questo è il segno
di un'alleanza di comodo che poi si evolverà storicamente nel tempo. Altre domande? Poi Anna, dimmi un attimo da quante ore siamo in diretta perché comincio ad avere qualche sé. 50 minuti di diretta, siete sempre rimasti sopra il centinaio, vuol dire che insomma questo centinaio è di persone appassionate, vi ringrazio e vi invito sempre a iscrivervi al canale YouTube Etrus Channel, ma a far conoscere queste iniziative, perché non costa nulla e penso ci arricchiscano tutti, ammesso che ci sia qualcosa di buono in quello che dico. Altre domande? Poi Viviana Pinna, i nostri bronzetti. E no, questi sono nostri, sono etruschi, sono arrivati nel IX secolo avanti Cristo regolarmente, quindi sono detenuti in modo regolare. Ok? La rappresentazione di Scilla, del mito di Scilla. Allora, è un mito documentato anche in ambito etrusco. Il mito di Scilla, cioè della donna mostruosa per effetto di un maleficio, di un sortileggio, è un mito ricorrente. Ci sono delle oreficerie che però non sono in queste sale, che mostrano la ricezione dell'immagine di Scilla. Non ho cose da mostrarvi qui in questa sezione del museo, ma posso invitarvi a vedere un vecchio catalogo di una mostra dedicata ad Ulisse, se non sbaglio curato da Bernard André, dove c'è una sezione meravigliosa che mostra la fortuna dell'iconografia di Scilla. Vi mostro però questa immagine che non è propriamente una Scilla, però potrebbe evocarla. È chiaramente una donna con queste gambe serpentiformi che si allungano sul suo corpo. Per essere una Scilla dovrebbero avere delle forme insomma, più simili a quelle di pesci, però insomma, ci può essere chiaramente una relazione ed è un vaso probabilmente prodotto per scopo funerario o comunque rituale, li chiamiamo tecnicamente cernoi perché sono vasi a più bocche. E quindi diciamo, sì, qualcosa ve l'ho potuta mostrare anche in relazione. Riguardo gli specchi, mi ero scordato che ve ne potevo mostrare uno bellissimo, di quelli incisi, quindi leggermente concavi. Vi ricordo che quello che vedete non è il lato sul quale ci si poteva specchiare, era quello opposto, e qui la particolarità splendida è il manico in osso. Anna Serena Panaioli, conferenze di Villa Giulia, il lato positivo del Covid. Grazie, Anna. Ok. Allora, domanda se sono rare le monete etrusche. Sono abbastanza rare, ma non rarissime. Diciamo che il fatto che nel Museo di Villa Giulia non siano esposte monete etrusche dimostra che non erano molto ricorrenti, altrimenti ne avremmo viste di più esposte nei nostri corredi. La serie di monete etrusche più cospicua riporta però all'Etruria settentrionale, alle zone che ruotano intorno a Cortona e Volterra, che ne cominciarono a produrre in gran numero anche per effetto dei rapporti con Roma, quando le città dell'Etruria meridionale erano già state assorbite nell'orbita di Roma e quindi la loro produzione di monete era meno necessaria, perché le monete si producevano in gran numero per pagare i soldati, per pagare i mercenari, e quindi diciamo quello è uno dei motivi che portano all'esplosione delle monete. Vi parlavo però l'altro giorno nel video in diretta fatto per la festa del papà di come dei motivi per cui sulle monete comparisse l'immagine di Giano e però adesso non torno ci porterebbe troppo lontano il tema, però vi faccio salutare anche
il nostro bellissimo Giano di Vulci. L'altra domanda, Anna, me ne avevi unita un'altra? Se esistono vetri, ok. Allora, in questa fase mi chiedono se esistono vetri e se posso mostrarne. In questa fase e fino al primo secolo avanti Cristo, il vetro non era documentato così come lo conosciamo, perché per vetro si intende il vetro soffiato. Il vetro relativo a questa fase non è vetro, ma è pasta vitrea, quindi è un processo completamente diverso. Riuscivano a produrre contenitori che somigliano al vetro per la loro trasparenza attraverso processi di lavorazione a matrice anche in epoche remote, in epoca arcaica, ma non ce ne sono in questa sala. Vi ho mostrato le paste vitree fenice della tomba dei Bronzetti Sardi, altre paste vitree ci sono sicuramente in alcuni di questi corredi, però non sono propriamente vetri. Direi due o tre altre domande e poi usciamo a rivedere le stelle, vi porto con me nel nostro cortile e ci salutiamo. Allora, chiedono se ci sono testimonianze in ambito etrusco di defunti sepolti in posizione fetale come i Dauni. La posizione fetale nelle sepolture la conosciamo anche per un contesto straordinario che è quello di Monte Prama, dove si tratta di inumazioni con defunti in posizione fetale. Monte Prama è il famoso sito reso celebre dalla scoperta dei cosiddetti giganti, le statue di Monte Prama, alcune delle quali sono identiche al nostro bronzetto di sacerdote da Cavalupo. In ambito etrusco non si utilizzava questa pratica. Che io ricordi, non ci sono sepolture di individui inginocchiati in posizione fetale, che è una pratica diffusa nell'Italia meridionale e che indica quando possiamo riconoscerla, proprio persone che potrebbero provenire da quell'ambito. Un caso esemplare sono i defunti rannicchiati della necropoli greca di Pitecussai, sull'isola d'Ischia, dove questo tipo di pratica è associata ad individui che non hanno quasi nessun oggetto di corredo, sono molto poveri e che proprio per queste ragioni si è ipotizzato che possano essere schiavi o persone subordinate inserite comunque nella comunità dei greci di Ischia. Poi ultima domanda. Mamma mia, una domanda specifica, non la posso nemmeno ripetere, andatevi a vedere il post di Mirko che fa la domanda, che in sintesi chiede quale relazione possa esserci tra la bronzistica nuragica e quella dello stesso periodo villanoviano. Allora, i bronzetti nuragici sono più antichi di oggetti villanoviani come quello che hai citato tu, il carrello di Bisenzio. Ci sono controversie sulla datazione dei bronzetti nuragici, io sono tra quelli che comunque li ritengono un prodotto dell'inizio dell'età del ferro, al massimo dell'età del bronzo finale, quindi insomma tra X e IX secolo avanti Cristo, come insomma conferma proprio la tomba di Vulci, e quindi siamo più di un secolo e mezzo prima delle straordinarie opere di Bisenzio o di altre opere in bronzo come queste qui di Vulci. L'arte degli Etruschi in questo periodo non era meno propensa alla rappresentazione naturalistica e plastica del defunto. Privilegiava un tipo di riproduzione dei corpi geometrica, cioè erano figure stilizzate o al massimo figure di questo tipo che potrebbero somigliare
molto al bronzetto nuragico, ma insomma siamo più o meno in quel periodo lì. Notate il fallo evidente dell'uomo, siamo su una spada. Insomma, in questi casi ci può essere una correlazione, ma è abbastanza rara perché si preferiva questo tipo di rappresentazioni molto più geometriche e stilizzate. Anche nella ceramica vedete il corpo umano come riprodotto. Su questo tema c'è un bel volume di Andrea Babbi del 2008 che ha messo insieme tutte le riproduzioni plastiche dell'arte villanoviana, analizzando anche le loro possibili relazioni con prototipi vicino orientali, ciprioti o fenici. Il tema molto dibattuto è proprio l'origine di questi modelli. Sicuramente i fenici, che erano portatori non solo di perline di pasta vitrea, ma anche di modelli culturali complessi, veicolavano anche prodotti artistici o appunto prodotti del vicino Oriente. Nella lontana Huelva, in Spagna, nel luogo identificato con la mitica Tartesso, ci sono dei bronzi fenici del IX secolo a.C. che appunto sono esattamente importati dall'Oriente di altissimo livello. I fenici frequentavano la Sardegna, frequentavano la Toscana a caccia di materie prime come il rame, come il ferro, e chiaramente qualcosa in cambio dovevano darlo, e quindi, con tutto il rispetto per le straordinarie capacità dei sardi, il contesto in cui ci troviamo è proprio quello della ricerca dei metalli, degli scambi che portano a elaborazioni non necessariamente tutte collegate da relazioni. Sono modelli che si diffondono in tutto il Mediterraneo di questo periodo così antico. Allora, direi che questa inevitabilmente la consideriamo l'ultima domanda. Siete stati davvero tanti. Vedo altre domande che continuano. Io spero che abbiate voluto condividere questo esperimento, perché davvero una condivisione non vi costa nulla. Vi faccio vedere la bellezza della nostra Villa Giulia. In questo momento non c'è il sole, ma insomma è bella lo stesso. È un luogo in cui ci si sente privilegiati a poter passeggiare. È uno dei capolavori del Rinascimento italiano, oltre ad essere uno straordinario museo archeologico, non solo etrusco. Mi sto avvicinando al Ninfeo. Chiaramente non è facile rispondervi in diretta alle domande, è più facile, come abbiamo fatto in passato, fare video esplicativi, raccontare, come abbiamo fatto con la serie di Etruscopri, in modo approfondito singoli oggetti. Però ho pensato di trascorrere una parte della mia giornata lavorativa con il nostro pubblico, che in questo momento non può vivere il museo, in modo interattivo e condiviso. Vedo che già mi chiedete quando sarà la prossima diretta. Venerdì spero di poter avviare un sondaggio. Stiamo ragionando per scegliere l'ora, perché qualcuno mi ha detto che quest'ora per gli studenti non va bene. Siccome il nostro scopo è raggiungere il maggior numero di persone possibili, da questi click non ricaviamo, dalle vostre visualizzazioni non ricaviamo né premi né soldi, ma è solo un modo per ampliare la fruizione del nostro patrimonio, renderlo più accessibile a tutti. Quindi, se ci aiutate nel raggiungimento di questo obiettivo, ve ne siamo grati. Quindi venerdì sarà la prossima diretta interattiva. Potete farmi domande appunto su tutto lo scibile. Credo che vi porterò con me al piano superiore del museo, l'emiciclo, dove dovrebbe esserci una rete stabile, e quindi non rischiamo di perderci come la volta scorsa è accaduto. Allora, ringraziamo tutti la dottoressa Anna Tanzarella, che ha
fatto da moderatrice e mi ha aiutato a non perdere, spero, nessuna delle vostre domande, perché altrimenti non era cosa facile per me seguirvi tutti. Vorrei anche salutarvi visivamente. Sì, so che c'è qualche bambino in ascolto che potrebbe essersi spaventato, e proverò magari a farlo anche con così, non lo so, co facendo come il sacerdote dell'altro giorno, premendo qualche cosa a caso per rendervi un po' più divertente questa chiusura del nostro video. È stato bello trascorrere con voi questo pomeriggio e vi do appuntamento a venerdì prossimo, o comunque sempre sulle pagine Facebook del nostro museo, sul canale YouTube Etrus Channel o sul nostro canale Instagram o Twitter. Un saluto a tutti voi dal vostro direttore Valentino Nizzo.